Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta pomeridiana con il vostro Yugufo. Cari followers, buon venerdì a tutti voi. Tenete duro, io so che molti di voi andranno in vacanza, andranno in ferie sicuramente dopo questa giornata lavorativa. Lo spero per voi che vi possiate rilassare, perché dopo un anno di lavoro comunque è importante staccare, rilassarsi e pensare al calcio sotto l'ombrellone. Andremo insieme a vedere queste notizie che ci arrivano dal mondo del calcio. Però followers, prima di iniziare, come al solito, vi ricordo il momento tenerezza, è importante fare l'iscrizione al canale. Voi sapete che se non vi iscrivete al canale il vostro Yugufo può essere licenziato. È importante iscriversi, deve venire proprio dal cuore, dentro della vostra anima. Sicuramente avrete questa necessità, sentirete questa necessità di aiutare il vostro Yugufo, che poi sarei io. Iscrivetevi al canale, è gratis per voi, veramente gratis, non costa nulla. Solo fare clic sul tasto iscriviti, mentre non ci sarà Peppino Chinè, detto Sobuco, a fare delle indagini sul vostro conto, perché comunque lui è in ferie, è di desaparecido, quindi non ci sta. Followers, parliamo di cose importanti. Avete visto che stamattina pure ne abbiamo parlato, ragazzi, è fallita la trattativa Todibo, almeno questo sembra. Ovviamente la trattativa è fallita, ci sono dei nani da giardino che giustamente, ragazzi, loro adesso si prendono la pizzicata, come si dice giù al sud, adesso loro si divertono a fare i loro commentucoli. A leggere la narrazione dominate sul calciomercato di Juventus, Calafiori, Di Lorenzo, Todibo erano già in bianconero. Invece poi c'è l'acquisto più annunciato di tutti, Kop Meiners, che ha persino rotto con l'Atalanta per andare alla Juve. Vedremo, bene ma non benissimo. Questo è il nostro ex direttore tascabile di Rai Sport, alto un metro e niente, colui che praticamente telefonava ad alcune donne, alla sua fidanzata, devi morire, con il telefono burbescamente, perché non è che uno dice vabbè, devo telefonare alla mia fidanzata per spaventarla perché stasera non voglio lavare i piatti. Uno prende il telefono, chiama col telefono anonimo. Lui no, burbescamente chiamava dagli uffici della Rai, dice devi morire. Tra l'altro è andato a parcheggiare, si parcheggiava proprio sotto la casa della sua fidanzata. Ragazzi, sono, ognuno ha il suo stile. Il nostro ex direttore tascabile faceva questo tipo di violenza sulle donne, però se è contento lui, ragazzi, adesso lui andrà a processo, c'è stato un processo, vedremo un po' che cosa succede, però lui adesso si permette di giudicare il mercato della nostra squadra. Ragazzi, arriva lui e deve parlare così. Poi avete visto che c'è anche l'altro nano da giardino, perché sono in tanti nani da giardino, ragazzi, purtroppo non è solo uno, il nostro Pistocchione. Vedete che anche lui si fa la risatina, no? Kop Meiners ha prodotto un certificato medico per giustificare l'assenza agli allenamenti dell'Atalanta. A sinistra il dottore che ha fatto il certificato, a destra la camera di ospedale. E vedete che fa? La foto di Giuntoli con il letto di ospedale. Ragazzi, un applauso e mezzo al nostro Pistucchi, perché effettivamente ha fatto uno scherzo che io veramente stanotte non dormirò, perché questi scherzi che fanno ridere troppo, veramente io proprio non ce la faccio a dormire, ragazzi. Lui sicuramente mi toglierà tante ore di sonno. Ad ogni modo, che cosa succede, followers? Ci sono tanti personaggi, ma non è l'unico, Anche il napolista continua a riscrivere lo stesso articolo che praticamente loro l'hanno scritto 2 settimane fa, però purtroppo questo articolo non sta girando bene, sta avendo poche visualizzazioni e loro lo ricontinuano a riproporre. Dove loro dicevano che vedete che Giuntoli non riesce a vendere niente, a comprare niente, non li vuole pagare, lo scooter usato, no? Io ci sta, ragazzi, io ci sta. Noi abbiamo fatto una figura di merendina. Nascondere questa delusione è impossibile, perché alla fine siamo tutti delusi. Effettivamente io volevo Todibo, io vi dico la mia opinione. A parte il fatto che io non è che dici, la Juve non compra Todibo, la Juve ha dei ritardi per comprare dei calciatori su Kop Meiners, non si chiude su Galeno, serve l'esterno, non si acquista, ci sono dei ritardi, mentre nel frattempo il Napoli, così, no? Uno dietro l'altro, ha comprato 28 calciatori, il Napoli è attivissimo sul mercato. A parte Buongiorno, che comunque è un difensorello che deve dimostrare tutto, alla fine sarà pure bravo, però per il momento non ha fatto una mazza, per il momento giochicchiava nel Torino, per il momento gioca nella nazionale minore. Un calciatore modesto, l'hanno comprato, hanno speso più di quanto avrebbe speso la Juventus per Todibo, perché mi sembra che l'hanno pagato, quanto l'hanno pagato? 40 milioni. Adesso lo cerchiamo in diretta, però ragazzi, Napoli,
Piagnapoli. Piagnapoli acquista. Buongiorno. Quanto ha pagato il Napoli per Buongiorno? Circa 35 milioni. La stessa cifra noi volevamo prendere Todibo. Non ce l'hanno dato, pazienza ragazzi. Secondo me uno come Buongiorno, 35 milioni, uno si compra tutta la vita Todibo. Però loro non ci stavano, l'hanno voluto tirare a 40 milioni che noi non abbiamo voluto pagare, eccetera eccetera. Ragazzi, queste sono le cose. Quando tu comunque vai a spendere troppi soldi, io ve lo dico sempre, se tu vuoi spendere troppi soldi, alla fine quelli sono i soldi che noi ti vogliamo dare. Ce lo dai o no? Pazienza. Perché sennò poi ci lamentiamo. Io abbiamo strapagato Chiesa. Abbiamo strapagato Bernardeschi. Oh, avete preso quello lì dal Lille. Come si chiama quello che abbiamo preso dalla Francia? Da che squadra abbiamo preso? Thuram. Abbiamo preso Thuram. Ai soldi con cui noi l'abbiamo pagato, 20 milioni di euro, è un affarone. Eppure non è che l'hai preso in un giorno. Perché quelli lì volevano tanti soldi e tu giustamente hai tirato per prenderlo a un prezzo vantaggioso. E così è questa trattativa. Non hanno accettato, pazienza. Io non voglio fare adesso l'espertone che dico Todibo, abbiamo perso un campione. Io non so quanti di voi o quanti di quelli che scrivono sui social Todibo fortissimo. Io non vedo le partite della Francia. Io non vedo neanche le partite dell'Italia. Io vedo le partite della Serie A, vedo solo la Juventus, le altre partite non le guardo. Quindi io non vi posso dire se questo qua Todibo è un grande calciatore o meno, perché non segue il campionato francese. Se ne parla bene, io vi posso dire, se ne parla bene, ma no, è fortissimo, come se ne faccio l'esperto. Quindi c'è delusione, c'è rammarico che non l'abbiamo preso. Però d'altro canto sono convinto che tutti quelli che dicono mancano 10 giorni, non abbiamo nessuno, manca questo, manca quello. Ragazzi, se lo sapete voi che avete comunque il ditino allenato per scrivere gli articoli su Twitter, lo saprà sicuramente il nostro Giuntoli che fa questo lavoro da qualche anno più di voi. Quindi state tranquilli, qualche cosa farà. Se non la fa, non è perché lui si è dimenticato, dice vabbè oggi sto in ufficio, faccio finta di lavorare, però oggi non voglio fare niente. Si mette così che non vuole fare le cose. Sicuramente lui sta lavorando. Se non acquista i calciatori vuol dire che o non è possibile o che comunque non si può fare perché non abbiamo i soldi o perché la società non dà il permesso. State calmi, qualche cosa succederà, qualche cosa la Juventus si inventa. Poi ragazzi, io non è che mo voglio fare quello là, però se questi qua che fanno tanto i fenomeni, la Juve fa così, quest'altro qua Pistocchi che dice che Coppa Miners la Juve deve essere punita, deve essere squalificata perché è vietato, è proibito l'accordo con i calciatori. È proibito. Io devo dire una cosa, ragazzi, a differenza di molti altri che dicono questa cosa, io devo dire la verità. Il comportamento di Coop Miners è un po' preoccupante. Soprattutto perché se tu vai comunque a prendere uno che tradisce la sua squadra, quando tu lo compri, se domani arriva il Real Madrid, lui ti tradisce a te. Quindi io sono del parere che non come tanti, ma lo fanno tutti. Non importa il fatto che lo fanno tutti. Quello che bisogna dire qui è che Coop Miners ha avuto un comportamento che non è il massimo. Secondo me ha sbagliato. Io, se Coop Miners sta sbagliando a fare questa cosa, magari sta sbagliando. Però non è che potete dare colpa alla Juve. La Juve ha parlato con i calciatori, perché spesso si fa così. Tu parli con un calciatore e dici, oh, senti, ma ci abbiamo questo accordo? Si fa l'accordo, vuoi venire a Torino a giocare? È inutile che facciamo, che parliamo. Prima si chiama, no? Si parla con il procuratore, si parla con quello, dice, ma lui sarebbe interessato, voi siete interessati? Quando loro dicono sì, dice, oh, vabbè, c'è l'accordo, vediamo un po', parliamo con la società. Lo fanno in tante squadre, però da lì a dire che adesso la Juve deve essere deferita, deve essere punita, la solita Juve. Secondo me quello che ha sbagliato, bisogna ammettere che qualcuno qui ha sbagliato, ma quello che ha sbagliato è Coop Miners, non ha mica sbagliato la Juve. Non è la Juve che dice, senti tu non giocare, senti tu mettiti a bordo campo e non giocare. Queste cose ragazzi, se è roba di Pistocchi e di Cervo di Mirandela, quelli che scrivono i libri a quattro zampe, perché giustamente approfittano, qualsiasi storia succede, qualsiasi problema succede, loro sempre cercano il nome della Juventus per vendere i click e per farsi comunque famosi, per guadagnare qualche dollaro. Ma è il proprio lavoro, ragazzi. Ragazzi, il lavoro di Pistocchi e il lavoro del Cervo di Mirandela sono i lavori più brutti del mondo. Dove tu alla fine odi la Juve e per lavoro sei costretto a parlare della Juve dalla mattina alla sera. Pensate che brutta questa storia qua.
tu pensa che dici, oh, senti, a me non mi piace la bicicletta, sei costretto che ogni giorno devi usare la bicicletta. Dici, oh, che palle, a me non mi piace il computer, tutti i giorni sei costretto a lavorare con il computer, quelli uguali. Bisogna capirli, sono frustrati per questo motivo. Cioè, entrambi il loro lavoro è che qualcuno ti paga, qualcuno ti sovvenziona, qualcuno ti dà dei soldi e tu il tuo lavoro è che ogni giorno devi parlare male della Juve, o sì o sì. Tipo quelli del Napolista, ragazzi, c'è Aurelio De Piangentis che dice, oh, io comando, io vi pago. Siccome noi non siamo in grado di comprare neanche mezzo calciatore, voi parlate male della Juve, così sembra che sono scarsi loro sul mercato, così sembra che la Juventus è immobile sul mercato, e il nostro popolino di idioti non si rende conto e penso che il Napoli sta facendo un mercato di merda peggio di quello della Juve. No, 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 parlate male della Juve. E il napolista, da buon zerbino, giustamente segue gli ordini del loro presidente. Ragazzi, è il loro lavoro. E così Pistucchi e il cervo di Mirandira, ragazzi, loro sono così. Vengono pagati, il loro lavoro è parlare male della Juve. È il loro mestiere. Quindi pensate che vita di merda fanno questi qua. Odi la Juve, però sei costretto a dover parlare tutti i santissimi giorni della Juve. Ragazzi, è frustrante. È una cosa bruttissima. Poi comunque, ragazzi, ripeto, noi non abbiamo comprato questi qua. Effettivamente c'è delusione. Delusione perché comunque tu pensavi di avere un difensore centrale da mettere a disposizione del mister. Questa è la delusione. Che poi dobbiamo dire che Todibo, abbiamo perso un campione. Io non ve lo posso dire perché non l'ho mai visto giocare. Io non seguo il campionato francese. Però altri che hanno detto che questo qua era fortissimo, abbiamo perso... Loro conoscono il campionato francese, io non lo conosco, ragazzi. Poi, followers, vi devo parlare velocemente di un altro argomento prima di chiudere. Molti mi hanno scritto e devi parlare di questi argomenti. Fatemi sapere di cosa voi volete che io parli, perché io non sempre so tutte le notizie. Fatemi sapere, me lo scrivete, io sono una persona aperta al dialogo, ci mancherebbe. E poi, ragazzi, mi avete chiesto di Gigio Juve. Vi devo dire una cosa, io Gigio Juve lo stimo, io vi dico iscrivetevi al suo canale perché lui è bravo, e ve lo dico non perché voglio qualcosa in cambio o perché sono amico, lui non mi conosce, io conosco a lui perché qualche volta lo seguo, i suoi video sono belli, lui non conosce neanche la mia esistenza, quindi è inutile che io dico per fare pubblicità, no, lui non ha bisogno di pubblicità, io ve lo dico perché ci credo, lui è bravo. Che cosa è successo? Lui ha fatto un video tempo fa dicendo che quelli che ci hanno tanti iscritti, quello pelà, non mi ricordo, ragazzi, questo qua non lo seguo, Colpo Gobbo non lo seguo, mi sembra che Colpo Gobbo non lo seguo, Tosilli, che non lo conoscevo, quando ho visto dico, oh, questo non lo conoscevo, 200.000 iscritti, ammazza, non lo conoscevo, invece sì, quell'altro lo conoscevo. L'angolo di Kinushi, perché lui è uno che comunque è molto simpatico, no? E dice, lui ha fatto un video e dice a questi tre, parlate delle malefatte dell'Inter, perché voi non parlate mai delle malefatte dell'Inter. Lui non l'ha fatto per avere pubblicità, lo ha fatto perché lui dice, questi qua che ci hanno così tanti iscritti possono comunque parlare delle malefatte dell'Inter aiutando la nostra lotta, perché lui vuole fare la lotta e vuole far conoscere le malefatte dell'Inter. Ragazzi, io quando ci sono le malefatte dell'Inter, che le leggo in giro, io valuto, penso, faccio delle valutazioni interne, il video lo faccio per ridere, per sfottere quelli dell'Inter, io giustamente lo faccio. Però, followers, non è che si può spingere tanto la mano, anche perché non so che lavoro fa Gigio Juve, non so che lavoro fa Vessicchio, e io seguo certe volte pure Vessicchio, loro hanno un altro tipo di fare i video. Io non so che lavoro fanno loro, però ragazzi, se a me mi denunciano, mi fanno una querela, io poi ho dei problemi, loro magari non hanno questa preoccupazione e possono spingersi a fare delle cose, tipo a chiamare Biasin, Verme, pezzo di MM, non so come l'ha definito. Ripeto, io lo seguo, lo stimo, però io non posso fare la stessa cosa, anche se a volte penso di alcuni personaggi che sono dei pezzi di MM, io non lo posso dire in diretta, perché ho comunque un certo timore che poi ti fanno la querela, ti arriva la denuncia, ragazzi, bisogna avere comunque un ritegno, un limite, se loro lo fanno io sono d'accordo. Io solo una cosa c'ho da dire su Gigio Juve, che lui quando ha fatto il video nel titolo ha taggato direttamente questi ragazzi. Se tu fai questo tag e tagghi direttamente questi ragazzi, la prima reazione, ve lo dico io qual è.
la reazione è che loro dicono: questo mi ha attaccato perché vuole visibilità, e si incazza. Io non l'avrei fatto, ma non perché io so che lui è in buona fede, lui l'ha fatto per avere un messaggio, una comunicazione diretta, perché altrimenti, non avendoli taggati nel titolo, questi qui non avrebbero visto il video, non gli avrebbero risposto, perché poi mi sembra solo uno di loro ha risposto, però non ho seguito quello che ha risposto. Per questo io vi dico, l'unica cosa che io non avrei fatto era questa, taggarlo nel titolo, perché so che uno quando lo legge dice: ah, volevi visibilità, e si offendono. Però io appoggerei tantissimo i video di Gigio Juve, io certe volte lo seguo e comunque sono dalla sua parte, questo ve lo devo dire. Poi, followers, io ho un altro stile di fare i video, certe volte mi trattengo per questi motivi. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un varriale.